Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordelli. Anteprima Sanremo, sezione giovani 2020, con noi il cantautore bresciano Matteo Faustini. La tua storia ai nostri microfoni. Molto volentieri, innanzitutto grazie mille per questo caloroso benvenuto. E sì, ho fatto tante esperienze nel mondo musicale, anche se non sono mai abbastanza, perché devo veramente imparare ancora tanto. E ho cominciato la Scala di Milano con la lirica, e scoprendo poi che era un mondo molto bello e costruttivo, ma non il mio, perché avevo l'esigenza forte di comunicare dei miei contenuti. Quindi mi sono poi spostato nel mondo del musical, poi ho fatto tante tappe all'estero in una tribute band di Michael Jackson, e poi finalmente ho cominciato a provare a scrivere, perché mi sono detto: magari faccio schifo a scrivere, ma per saperlo devo provarci, e da lì ho cominciato. Ecco, quindi tu sei, diciamo, nasci come cantautore. Tra l'altro presenterai, insomma, sarai in gara a Sanremo. Insomma, un ragazzo giovane come te, sarei emozionato io. Tu come la prendi? Come la vivi? Allora, mentirei se dicessi che la vivo senza stress e senza ansie e paranoie, perché io sono proprio autolesionista mentalmente. Però la gioia e la gratitudine sovrasta tutto. Io mi sento davvero un privilegiato, e quindi sono grato di poter portare un contenuto. Tra l'altro la tua canzone Nel bene e nel male, ma secondo me sei un ragazzo giovane a modo, direbbero qua al nord, perché questa canzone parla d'amore, d'amore per la famiglia. Esattamente, questa canzone parla appunto dell'amore in generale, non solo di relazioni prettamente amorose, ma proprio in generale dell'amore e del bene. Secondo me in ogni essere umano c'è una parte di bene e una parte di male, ma quante persone sono disposte ad amarle entrambe? E questa canzone è un omaggio a quelle persone che abitano nelle stanze del nostro cuore in modo permanente, a quelle che siamo certi che ci saranno. Il tuo percorso lo famo strano, direbbero al sud, nel senso si parte, che ne so, da questi, quelle trasmissioni televisive, che ne so, da Amici in poi. Non ti è, come la vedi la tua carriera? Perché non sei partito da queste trasmissioni? Perché ho fatto i provini e non mi hanno mai accettato. Ho fatto tante volte, ho provato, cioè, come chiunque, prendere il numerino, fare la fila, sia tre volte X Factor, due volte l'Amici. Ho fatto tantissimi provini a Milano, privati, non privati, e alla fine, anche a un certo punto, ho detto: bah, cominciamo a fare piano A, piano B. Mi laureo, mi sono laureato, ho cominciato a lavorare come maestro delle elementari, e quindi il mio stipendio lo investivo tutto per autoprodurre la mia musica. Ecco, diciamo, insieme a te, alla tua canzone che vedremo sul palco dell'Ariston, c'è anche un altro che ha aiutato a scrivere. Certo, ringrazio tantissimo Marco Rettani, che col quale abbiamo collaborato per la stesura del brano, e che mi ha dato dei suggerimenti, dei consigli per migliorare il testo. Ecco, un messaggio da un giovane ai giovani che ascoltano la radio ha questo potere, un sassolino nell'etere, e quindi riesce a colpire. Siccome questo mondo, che è arte allo stato puro, però è molto difficile, tu qual è stata la tua molla per entrare in questo mondo? La molla fondamentale è stata quella di avere un'urgenza importante di comunicare, nasce tutto da lì. La musica per me è un bisogno, un'esigenza, è di comunicare determinati contenuti. L'arte e il talento col quale riesco a farlo meglio, quello della musica, per questo non è neanche una scelta, è nata con me. E sì, come hai detto giustamente, è un piccolo sassolino che però può comunque muovere o smuovere qualcosa all'interno dell'anima di altri esseri umani, perché la musica è un veicolo potentissimo di contenuti. Non aggiungo nient'altro, hai colpito nel segno. Complimenti e crepi la balena, tutte quelle cose cinesi lì. Ciao, auguri. Grazie mille, grazie di cuore per il vostro tempo, per il tuo tempo. Salutiamo Matteo Faustini. A voi la linea.